Ho sempre pensato che essere gli ultimi della fila a volte possa addirittura diventare una situazione di privilegio, un posto illuminato da cui poter vedere cose che altri non vedono. Lui è il comandante, il colonnello ultimo, per me rimane il capitano ultimo perché come capitano ultimo l'ho conosciuto sui giornali, sui libri, nelle televisioni, poi un po' più tardi su internet. E io oggi, vecchia giornalista, sono qua con il capitano ultimo, ultimo. Ma lei si sente davvero ultimo? Ma io sento il vento, sento il grido di dolore della gente oppressa e non penso molto a me. Lei ha sulla maglia e nel cuore il popolo indiano, perché il popolo indiano è comunque un simbolo, come tutti i popoli oppressi, e c'è sicuramente un'analogia oggi tra quello che è il nostro popolo e il popolo indiano, è così. E il falco, questo simbolo, questo emblema, questo uccello che io considero addirittura sacro, che cosa ha rappresentato per lei? Sì, pelle rossa rappresentano il genocidio più grande, più ignorato e più dimenticato della storia umana, secondo me. E comunque quello che io ho scoperto per primo e ho portato nel cuore prima di tutti gli altri, magari anche giocando da piccolo. E mi batto anche per la tutela del diritto alla vita di quel popolo. E di quel modo di vivere insieme alla natura, facendo parte della natura senza predare la natura. E anche attraverso loro il falco è la libertà, è la purezza, è quello che vogliamo e cerchiamo di essere nella nostra vita, di combattenti e di guerrieri. Libertà alla quale noi tutti continuiamo ostinatamente ad aspirare e la libertà è proprio quella dimensione che sembra che il nostro popolo abbia perduto, questa dimensione di dentro, che è la dimensione della rivoluzione pacifica, è la dimensione della verità, è la dimensione della libertà. Ma lei, capitano, mi scusi, continuo a chiamarla capitano, ma lei, capitano, anche perché so che nessuno la chiamerà mai generale, la possiamo chiamare nel cuore generale. Ma non la potremo mai chiamare ufficialmente perché il nostro paese è anche questo, ma è un paese al quale nonostante tutto noi vogliamo bene, è un paese che forse lei ama più di noi, che ne parliamo tutti i giorni. E torno al discorso di prima, ma lei pensa che la nostra lotta, la sua lotta soprattutto, questa lotta silenziosa per il recupero della libertà, gode di spiragli e potrà avere finalmente... Potrà dire ho raggiunto l'obiettivo o lei lotta, continua a lottare consapevole che a volte è costretta a fare un passo indietro, a fermarsi troppe volte, a fare troppe soste e allontanare l'obiettivo. Sì, no, noi intanto grazie, io rimango il capitano, felice di essere capitano e finché ci sarà un capitano ci sarà una battaglia, Poi quindi mi fa pensare a i capitani generali coraggiosi, eccetera, sono eccetera. un'altra cosa e li rispettiamo ma non rappresentano il nostro sogno. E la libertà del nostro popolo, io non è che ci sono due livelli di lotta, uno è sugli obiettivi delle battaglie e a volte si vince, a volte si perde, a volte ci sentiamo più lontani dalla vittoria, a volte sentiamo proprio di avere perso e a volte vinciamo. Ma quello che è importante, che invece facciamo, faremo io, i miei carabinieri, le persone che credono nella giustizia, è creare un esercito permanente che combatte e costruisca una lotta permanente per la libertà, per la democrazia, cioè per una libertà e una democrazia che assicurino a tutti da mangiare, da vivere con dignità e senza prevaricazioni o sfruttamento. Questa è la lotta oggi. Ma lei dove la vede la democrazia? Il rimasuglio di democrazia dove lo recupera? Dove lo vede? No, io combatto per queste cose, poi non ho la Indipendentemente dal capacità di fatto che ci sia analisi o meno. perché devo stare al mio posto, sto al mio posto di piccolo soldato che sta sulla frontiera, che non ha il tempo di, e
lavorare troppo, ma che sente la sofferenza, combatte, vede i suoi uomini crescere, invecchiare, combattere insieme a lui e dividersi ancora tutto in parti uguali. Questa è la nostra democrazia. E mi accorgo che più ci si allontana dalla strada dove c'è la battaglia, e più la libertà, la democrazia diventano una farsa, un salotto e un potere. Lei quando parla dei suoi uomini naturalmente ci fa pensare a quel nucleo stretto che con lei è stato un tutt'uno e quando si muoveva lei si muovevano tutti insieme e bastava che si muovesse uno perché tutti quanti rispondessero. Ecco, quando lei parla dei suoi uomini, parla di quei suoi uomini o parla di altri che potenzialmente potrebbero diventare suoi uomini? Parlo delle persone che in un momento si mettono un passamontagna ideale, quindi rinunciano alla propria individualità e entrano a combattere per chi non ha niente, senza volere niente in cambio per sé. Questi sono i miei uomini, sono sempre stati e lo saranno sempre, ma i miei nel senso gli uomini della strada, i carabinieri della povera gente, a cui anche io appartengo. Perché c'è carabiniere e carabiniere. Noi conosciamo questi carabinieri, degli altri non parliamo. Certo, lei è un uomo dello Stato, ostinatamente un uomo dello Stato, continua ad essere, nonostante tutto, un uomo dello Stato. Allora io le chiedo in maniera molto semplice, anche in determinati momenti in cui sarebbe stato difficile per tutti essere un uomo dello Stato, lei come ha fatto a rimanere un uomo dello Stato? Perché io ho sempre pensato: ma stamani mattina i miei amici, le persone di questo paese, hanno tutti da mangiare, hanno tutti un letto dove dormire, hanno tutti l'acqua per lavarsi. E siccome la risposta è sempre stata no, allora ho detto: non bisogna perdere tempo, questa è l'emergenza, noi dobbiamo combattere perché tutte queste persone abbiano questa piccola, grande dignità. E questa è la battaglia, il resto è superfluo, è ambizione e dobbiamo tenerla lontana da noi. Un soldato non deve avere ambizione per se stesso. Lei nel libro di Angela Rossi parla anche di paura e gestisce questa paura come quasi come una cosa che c'è, di cui dobbiamo tenere conto, una paura obbligatoria per essere consapevoli di quello che ci circonda. Ai ragazzi che lei incontra in questa magnifica realtà che io conosco soltanto oggi e che ha un nome mistico e si chiama Mistica, ha un nome molto particolare dove io mi auguro che si senta anche nella registrazione la parola dei falchi. Lei che cosa dice? Penso che parli di paura a questi ragazzi, penso che insegni il concetto di paura obbligatorio a questi ragazzi. Che cosa dice loro? Parlo, diciamo, parlo, no, non insegno perché parlo, però la paura, lo Stato, questi concetti si possono spiegare in tanti modi, si può elaborare un discorso articolato, ma la paura è come l'amore, lo senti, gli vai vicino, ti appartiene, ce l'hai nel cuore, è nella terra, nell'aria, nel vento, nel volo del falco. E si tratta di starci insieme, di prenderla per mano e di farla diventare un fattore positivo e non un fattore di fragilità. Se lei tornasse indietro, io penso che lei torni spesso indietro, ma questo è un atto di presunzione da parte mia. Penso che lei tutta questa forza che ha la prenda proprio magari tornando indietro quando è da solo. Ma se lei tornasse indietro davvero per un atto miracoloso, che cosa non farebbe? No, farei di più. Non è questione di tornare indietro, Ma di io forse non intendevo proprio il fatto materiale. Che cosa non farebbe nella sua mente? Che cosa non elaborerebbe nella sua mente? Che cosa cambierebbe nelle sue azioni? Nella sua sensibilità? non lo Crederebbe di so. meno, forse di più? Spererebbe di No, meno, no. forse di più? Non lo so, starei attaccato alla povera gente. Perché ha tanta importanza per lei la povera gente? Perché è la mia gente, è la bandiera, perché è la mia patria. E questa parola, patria, bandiera, sono Ha ancora un un modo per significato. dire amore totale. E quindi è una cosa preziosa.
E questa è la vita. Al di là dell'amore per un popolo, per una comunità, perché sennò viviamo. Per farsi un bel salotto a casa, comprarsi un vestito carino, no? Cosa rimane? Niente. Che cosa direbbe a una persona che si sente ultima? Non mi direi niente, la guarderei negli occhi, la prenderei per mano. Solo questo? Sì. Quando lei era un bambino e guardava davanti, che cosa sognava, cosa sperava? Sognavo di fare il carabiniere, Come suo padre? di avere la possibilità di tenere unita una comunità, di fare qualcosa per quella comunità dove io sono ero cresciuto, dove ho visto i sogni, ho visto la gente dividere le torte, le donne portavano la torta per strada e la facevano assaggiare ai bambini, ai ragazzi. Ho visto la gente pregare insieme, ho visto la gente dividere insieme la carne che i cacciatori portavano nel paese. Ho sentito i canti delle donne mentre cucinavano in casa. Non c'è cosa più bella. Quindi là questo ricordo vivo della vita come si svolgeva una volta, anche degli odori, immagino. Sento i profumi del vento, riconosco il nome dei venti dall'aria. Lei si considera un sognatore? Io sono un sognatore e sognerò sempre. E costruisco sogni insieme ai miei uomini e alla povera gente. Lei sa che quando dice i miei uomini, dà l'impressione di, come le posso dire, dà l'impressione fisica della masticazione. Lei dice i miei uomini come se lei li riplasmasse, li rivolesse, li riaccarezzasse, come se lei in questo momento non fosse solo il capitano ultimo, ma fosse lei e i suoi uomini dentro di lei. I suoi uomini, immagino, la pensino allo stesso modo. Non lo so, Allora lei non è ultimo, è un uomo fortunato. Lo sa non lo so, questo? non lo so. Non pensa di essere un uomo fortunato? Sì, no, io credo di non meritare tutto quello che ho, questo sicuramente. Credo che la fortuna, il privilegio che ho avuto di stare con combattenti è una cosa grande e unica. E comunque credo che siamo una cosa sola, in ogni caso, non c'è distinzione. Adesso io vorrei, visto che approfitto di questa sua presenza, di questa... Senta, capitano, ma noi siamo abituati a vedere in televisione tante cose, tante immagini, Rina l'abbiamo rivisto tante volte, e poi abbiamo anche rivisto le immagini di questo Bernardo Provenzano, anziano, maltrattato, con i lividi in testa, tante cose, insomma. Lei, pensando oggi a queste persone che hanno condizionato non soltanto la vita della loro gente, ma hanno addirittura condizionato un paese, immagino che lei le abbia guardate, viste, osservate, lei che gli ha messo le manette ai polsi a Rina, che cosa pensa oggi, vedendo quest'uomo grezzo che ha perso molto di quello che nell'immaginario collettivo rappresentava, vedere questo che sembra un povero vecchio che fa addirittura pena, Bernardo Provenzano pieno di lividi, lei che cosa pensa? Penso che sono prigionieri dello Stato italiano, quindi sono dei prigionieri e vanno trattati secondo le norme internazionali del diritto. Dobbiamo considerarli dei prigionieri, delle persone che hanno sbagliato e che adesso scontano una pena. No, E come non c'è niente di emozionale? non c'è niente di emozionale e niente di personale. No, Sono cioè, persone che hanno perso. assolutamente Sono persone che personale no. hanno perso, sono degli sconfitti. E quindi niente. La storia li deve giudicare, la giustizia degli uomini li ha giudicati e quella di Dio lo farà nel prossimo futuro. Quando qualcuno ha messo in dubbio l'azione di Capitano Ultimo, lei ha pensato che se l'aspettava conoscendo il mondo oppure è rimasto semplicemente offeso e male? Niente, sono rimasto disgustato.
infastidito, disgustato da gente peggiore di quei criminali che stanno in carcere. Sono d'accordo con lei. E ha pensato che poi comunque si sarebbe chiarito tutto perché l'uomo onesto non ha bisogno di regole perché il mondo dimostrerà a se stesso le sue regole? Oppure ha pensato che il mondo fosse diventato così perverso da non avere possibilità di dimostrare fino in fondo la bontà del nostro operato? Ma ho pensato che era semplicemente un altro nemico uguale a quello che avevamo No, combattuto. peggiore, mi consenta. Sì, come dal punto di vista tecnico, un nemico che andava combattuto con l'esempio, con la verità, e ho visto che rappresentano nient'altro che gruppuscoli di potere viscido, che opprime e che non ha niente a che vedere con la giustizia. Rubo ancora qualche minuto. Lei ha ragione, dice potere viscido, niente a che vedere con la giustizia, ma la giustizia a volte diventa una parola difficile. Diventa difficile anche da pronunciare. Si La costruisce parola giustizia. Si la giustizia, si costruisce costruisce insieme? ogni volta che c'è una contrapposizione, ogni volta che c'è un giudizio, ogni volta che c'è uno che opprime e uno che è oppresso, si costruisce la giustizia e si costruisce ogni volta. Lei che cosa pensa di tutti questi pentiti? Penso niente, non mi appartengono, Il pentitismo, lei è il pentitismo. no, penso che sia uno strumento utile per uno degli strumenti e che non deve essere lo strumento attraverso il quale praticare il contrasto alle organizzazioni criminali. È una forma di trattativa e di accordo che lo Stato realizza con queste persone. E da questo accordo traggono beneficio entrambe le parti, ma io non posso e non voglio giudicare questo perché è una legge che si è data al Parlamento e quindi io rispetto le leggi che si dà il mio popolo. Dico, essendo un tecnico, che noi carabinieri dobbiamo combattere con l'osservazione, con il pedinamento, con strumenti diversi da questo. Infatti la legge dà questi strumenti ad altri, non li dà ai carabinieri o alla polizia giudiziaria. Capitano, prima di salutarci e di ringraziarla ancora una volta, vorrei solo invitarla a una considerazione. Noi siamo praticamente nel guado, non abbiamo come popolo, come Italia, non abbiamo raggiunto ancora niente, ci siamo parlati addosso, abbiamo detto un sacco di sciocchezze, illudendo la gente, guarda come siamo ridotti. Io a lei chiedo, non esiste una ricetta, assolutamente non esiste una ricetta per migliorare, per arrivare all'obiettivo. Le chiedo però che se lei, che è un combattente, pensa che ce la potremmo fare davvero a ritrovarci, oppure una strada tutta in salita che non sappiamo dove ci porterà. Ce la faremo perché siamo un grande popolo, ce la faremo perché abbiamo un grande cuore, perché le donne e gli uomini di questo paese hanno un amore grande nel cuore e con quell'amore noi vinceremo, come abbiamo sempre vinto. Lei chi è? Io sono Ultimo.